Ben ritrovati, un video estemporaneo che non parla di libri, ma di consigli per gli acquisti. È destinato a chi come me si dedica alle creazioni a resina, ma anche per chi usa le paste polimeriche tipo Fimo, Sculpey e altre. Io ordino sempre gli stampi su AliExpress e sto provando diversi venditori. Alcuni sono di quelli noti, ma fanno stampi piccoli, tipo Olga Shop, che ha della merce stupenda veramente. Poi ho voluto provare questo venditore, di cui vi lascerò nell'info box la pagina del suo negozio su AliExpress, che è la Bing Cui Export Limited, che è specializzata proprio in stampi al silicone. Ebbene, io sfido chiunque. Mi sono arrivati stamattina. Guardate come sono, vi faccio vedere uno per uno, come sono confezionati, cioè sono sigillati. Qua ci sono, io penso si vedano, ecco, i punti di chiusura metallici. Il bel sacchetto di plastica spessa e le, io le chiamo le mold perché le chiamo all'inglese. Comunque, gli stampi, ecco, gli stampi in silicone è morbidissimo. Io ne ho presi tre, essendo di grandi dimensioni, hanno un costo maggiore. Però questi tre stampi in tutto, ecco, questo è il terzo. Tutti singolarmente, proprio una meraviglia. Io non ho mai ricevuto della merce così ben confezionata. Questi tre stampi li ho pagati qualcosa come, aspettate che vado a vedere perché ho tenuto aperta la pagina di AliExpress, 7,98, 8 euro insomma. E sono arrivati, dunque, li ho ordinati il 29 novembre. Neanche 2 mesi, quindi meno di 60 giorni, incredibile. Io ho ancora della roba che viaggia da settembre e lui ha fatto questa cosa. A parte che pesano, perché sono belli grossi, ma non vedo l'ora di provarli. E ripeto, questo venditore, appunto, questo Bing Cui Export, ha della roba notevole. Tra l'altro, a parte questo che ce l'hanno più venditore, ma a questo, che così non si vede, ma sono delle riproduzioni, ecco, se faccio così, sono delle riproduzioni di teste di medusa, così in stile barocco, con le quali conto magari di farci degli orecchini un po' particolari. Ecco, questo stampo ce l'aveva soltanto un altro venditore e lo faceva a un prezzo che era superiore a quello che ho pagato io, tutti e tre gli stampi. Per quello dico che sì, AliExpress è un modo per acquistare in maniera molto oculata, se però si ha la pazienza di stare a cercare. Cioè, anche per chi, appunto, io che cerco sempre nuovi stampi, così io quotidianamente, magari mentre sono a fare un po' di relax col cellulare e viaggio su AliExpress, vado sempre alla ricerca delle ultime novità di stampi, le metto in wishlist e poi mi metto con calma, al computer almeno una volta alla settimana a vedere se ci sono altri venditori che hanno lo stesso articolo. Che feedback hanno i prezzi, insomma, non è che si deve comprare il primo articolo che si vede, bisogna smaliziarsi un po' su AliExpress, che però è un sito che tutto sommato non mi dispiace assolutamente. Questo era soltanto un piccolo video estemporaneo per dirvi che ho trovato questo venditore magnifico. Per chi fosse interessato, giù nell'info box il link alla sua pagina. Un bacione e un arrivederci, a presto. Ciao ciao ciao.